La storia del cinema dalla pellicola ai giorni nostri è in corso di svolgimento su iniziativa dell'Associazione Cinematografo 2000 in collaborazione con la Confesercenti la mostra sul cinema denominata Cinema in Mostra. L'iniziativa che rientra nell'ambito del cartellone degli appuntamenti di Natale 2019 Caltagirone si sta svolgendo negli spazi espositivi dell'ex corte capitaniale. Massimo Porta, coordinatore della Commissione Eventi. La Commissione Eventi ha fortemente voluto e naturalmente promosso d'intesa con l'amministrazione comunale questa importante rassegna cinematografica, questa mostra che grazie alla generosità, alla passione, all'intelligenza di Aldo Floridia è stata messa su e ospitata nella prestigiosa sede della Corte Capitaniale. Continuando un impegno iniziato quest'estate con il Cineforum all'aperto e che certamente conoscerà una continuazione positiva. Nelle sale dell'ex corte capitaniale sono in mostra gli antichi proiettori a pellicola, le locandine dei film, la gran parte dei quali ambientati e girati in Sicilia, film originali, proiettori amatoriali e perfino le pellicole. In uno spazio dell'ex corte capitaniale che è stato adibito a sala a proiezione è stato proiettato il film Lo voglio maschio con la regia di Ugo Saitta e la partecipazione di Tuccio Musumeci, che fu girato e ambientato a Caltagirone nel 1971. Aldo Floridia, Associazione Cinematografo 2000. Del Cinema Teatro Politeama che il Comune mi ha dato la possibilità di restaurare sono messi a piano terra, sono stupendissimi degli anni 30, 40 e 50. Invece a prima piano abbiamo la sala proiezione più altre attrezzature attraverso le quali il proiezionista montava e smontava le pellicole. Le locandine narrano le scene di quali film? Diciamo i film più che raccontano meglio, individuano meglio la vera passione, storia e bellezza del cinema italiano. È il messaggio che si può lanciare a coloro i quali vogliono visitare questa mostra? Non è un salto o la nostalgia pura, è soltanto rapportare la storia del passato del cinema con i contemporanei, che bisogna anche mai dimenticare cosa è stato il cinema italiano e cosa è stata la cinematografia nel mondo. Il modo di concepire la vita e i rapporti in Sicilia si va modificando. La donna si emancipa. Scusi signora, lei ha la televisione? Ah, certo. E la sera chi decide il programma da vedere, lei o suo marito? Sempre io, tranne quando mio marito è in casa. Grazie.